Siccome nello scorso episodio non ve l'ho fatto vedere e mi sono totalmente dimenticato, oggi facciamo almeno come prima cosa la slottata e poi capirete durante il video perché ho Jibanyan T. Allora, usiamo una moneta yokai che abbiamo trovato, quella del vento. Possiamo trovare o gli amici di Kintaro-nyan, oppure un altro oggetto tra i quali scegliere, che non è che si possa scegliere e non c'è neanche molta scelta, spero. Se non proprio uno yokai, la bambola d'oro, che almeno rivendendola facciamo un po' di punti. Attenzione, no, bianco, niente. Ah, talismano per la difesa, se non sbaglio. Vabbè, nulla di che. Che delusione. Andiamo col video vero e proprio. Wahekuji, benvenuti in questo nuovo video, io sono AndraLink91 ed oggi siamo in un nuovo episodio di Yokai Watch Busters 2 Magnum. Cominciamo un nuovo capitolo che dovrebbe essere il quarto, se non erro. Oh yes! Bambaraya, ok, quindi praticamente ora c'è il mistero di Bambaraya. Oh! Può essere che ci raccontano della leggenda, o meglio, il vecchio ci racconta della leggenda. Bene, sembra che ci siate tutti. A dire il vero non dovrei neanche parlarvi del tesoro di Bambaraya. Dai, su, non farti pregare, parla. Bambaraya è un essere primitivo che dorme su quest'isola. Oh. Wow. Incalzante, eh? Un momento, ma è uno yokai nonostante sia un'anima primitiva? Ah, è un'esistenza enorme. È una presenza, forse, intende? Comunque sia, è il dio di quest'isola. E Bambaraya esaudirà ogni tuo desiderio, basta che tu glielo chieda. Ma scusami, allora basta che io glielo chieda, ma non è che bisogna prima guadagnarselo questo desiderio? Il tesoro dell'isola è il. È ciò che. Il tesoro dell'isola è il desiderio di Bambaraya. Quindi il tesoro è il desiderio. Ah, ok. Quindi la famiglia Bundori puntava proprio a questo. Esatto. Però Bambaraya dorme in un sonno profondo. Per svegliarlo occorre un suono molto forte. Come un suono forte? Non puoi svegliarlo se non suoni. Sì, però. Quindi tutto ciò che dobbiamo fare è emettere un suono molto forte? Avere il tesoro non avrebbe senso se Bambaraya dormisse? Allora c'è un altro tesoro. Non capisco. Ah no, aspetta, forse per tesoro intendeva tipo un'arma tipo il blaster o la spada, forse. Quel qualcosa è sigillato in uno dei labirinti. Allora ciò che dobbiamo fare è andare in esplorazione. Aspetta, il labirinto in cui si trova quel tesoro è la sede di un potente mostro in questo momento, di un potente yokai. Quindi non tutti possono provare ad andare a prenderlo. Ah, non è un'impresa facile andare a prenderlo, non è un'impresa da tutti. State tranquilli, noi possiamo vincere anche yokai molto più forti di noi. Beh, sicuramente se unite le forze potreste farcela. Lascia fare a noi. Ottimo. Non c'era nessuno che stava ascoltando. Eccolo, Nyan Sete! Piccottino! Ho sentito delle belle cosucce. In realtà ha detto cose buone. Però parla come un bambino, quindi. Non è che può fare più di tanto. Bene, il vecchio ha riconosciuto la nostra forza. Ma dal mio punto di vista avete ancora molto lavoro da fare. Quindi ho preparato due esercizi per rendervi più forti. Due esercizi? Che tipo di esercizi? Ok, ecco il primo. Ho preparato un allenamento speciale per potenziarvi. Lasciami preparare questo allenamento esplosivo e parlami più tardi. Praticamente ci sta mettendo in ansia con questo mistero. Allora, devo parlargli più tardi. Quindi ora bisogna andare alla tenda, mi pare. Caretto? Dobbiamo parlare con lui, a quanto pare. Velocità! Vi stavo aspettando!
Il sergente Quadro ci ha detto che ha un allenamento speciale per noi. Ah, sì, ecco che arriva. Stiamo parlando dell'evoluzione yokai. Ah, quindi Shinka in quella maniera si scrive. Ah, pensavo proprio Shinka. Shinka sarebbe evoluzione. Su Pokémon, se lo guardate in giapponese, di continuo lo sentite. Quindi ora il power up sarebbe l'evoluzione degli yokai. Sì, alcuni yokai hanno bisogno di oggetti per evolversi, questo già lo sapevamo. Quindi alcuni si evolvono col livello, altri con oggetti. Ma è una cosa che già sapevamo, quindi alla fine era tutto quanto questo qui il problema. Il fantomatico power up. Ok, ora siamo andati alla tenda. Siamo evoluti! Siamo passati al rango B, ragazzi. O rango A, qual era? Komasanti e Jibanyanti. I vestiti sono della mia giusta taglia. Mi sembra che siano rango A loro. Questo abbigliamento è davvero carino. E insomma, sembrate dei veri cacciatori di tesori con quell'abbigliamento. Oni-chan, sei così carino. Letteralmente, kakkoi. Ora siamo dei cacciatori di tesori di primo ordine. Ok, per Jibanyan e per Komasa. Possiamo toglierli quando vogliamo, allora. Ah, buono. Quindi andiamo alla base per cambiarci vestito. La stessa cosa se prendiamo Sapion con i suoi vari abiti. Perfetto. Beh, allora scusami, mi cambio subito? Dov'è? Qui. Siamo più forti con gli abiti, no? Ci calano un po' i punti salute e l'attacco, ma per il resto attacco speciale e difesa siamo uguali. Può scovare le trappole, se non sbaglio, lui. E invece del fuoco ha l'elemento terra. Ah, ok. Aspetta, lasciamo un attimo così. Jibanyan può scovare dove sono i tesori. L'attacco X è uguale e la per menare. Jibanyan migliora notevolmente. Assolutamente. A lui lo metto sicuro. Assolutamente Jibanyan, ci vuole. Komasan per il momento lo lascio così. Ancora non lo cambio. Certo, perdo l'abilità di schivare, però... Si fa comunque. A questo punto, signori, direi di andare allora a fare il prossimo dungeon che ci aspetta. Con quale lessico ve l'ho detto, andiamo a fare. Ah, però abbiamo la nonnina! Cavoli! Un bel big boss per iniziare, non mi dispiace. Livello 9... E noi ce l'abbiamo il livello 9, accidenti. 5 piani non sarà un problema. Un vascello pirata, che bello. Oh mio Dio, ragazzi, che bello. Non avete idea della mia contentezza in questo momento. Guardate che robina lì. Leva la faccia, Whisper. Guarda che roba. Bello. Con le animelle qui, le Hinotama. Bellissimo. Sono super eccitato ora. Chissà quali segreti ci aspettano a bordo di questo vascello. E vai via al tappeto. Dammi qua il tesoro, furbacchione. Oh, una bomba incendiaria grande. Ma ragazzi, ci sono un po' di yokai qui, o sbaglio? Serpentello. Ah, che lui vuole diventare amico. Perfetto. Ma quante Hinotama lasciano? Quante sfere lasciano di Oni? Oh, tutte quante grosse. Bene. Non me l'aspettavo, però a quanto pare ora inizia a fare sul serio. Quindi ci sono molte sfere da trovare. Le trappole le vediamo grazie al nostro Komasan. Ma Komasan non è T, è Jibanyan che è T. Quindi perché vedo le trappole allora? Poi in qualche modo le vediamo. Ah, perché sono con Jibanyan.
Ah no, con lì non vediamo le trappole allora. E cosa vediamo allora? Non lo so, boh. Non lo so, ragazzi, non... sono un po' confuso. Attenzione, qui c'è una trappola appena arriviamo. Ah, quella ci teletrasporta. Quanto le odio quelle! Prossima sala! Oh, subito! Ma sapete che c'è? Dato che so dov'è, facciamoci un giretto prima. Vediamo se trovo qualcosina. Ma io sinceramente mi ritengo soddisfatto a questo punto. Possiamo anche andare al prossimo piano. Anche perché non ci sono più tesori. Bene. Andiamo, ora c'è la vecchia. Puntualizziamo. Sarà vecchia, ma pista la fa paura, eh. Vai, Magunamu. Ragazzi, però a farla fuori. Mamma mia. Come una pera cotta. Come una pera cotta per davvero è andata giù. Proprio in scioltezza l'abbiamo fatto, eh. Una bambola di bronzo. Mamma mia. Potrebbe tornarmi utile, non si sa mai. Bene, ragazzi, a proposito del prossimo dungeon. Oh, c'è Mr. Scoo! Ho fatto una grande scoperta! Cos'è successo? Avanti, parla! Perché così tutto quanto preoccupato? Dai un po' un'occhiata a questo. E che cosa dovrebbe essere quello? Iudoroido? Iudroido? Non ho idea, Iudroido. Aspetta, c'è una specie di pulsante qui. Lo premo io. Oh. PQ, Iudroido. Attivazione Iudroido. Qualcosa ha parlato all'improvviso. Parla un po' in kanji, un po' in kata, non si capisce nulla. Praticamente lui fa tipo l'aspirapolvere che ci raccoglie le monete e i tesori. I tesori quelli intrappolati nelle teche da rompere. E possiamo potenziarlo grazie appunto ad Amplicamp. Va benissimo. Meglio era di farci anche questo boss e poi di fermarci. Perché avrei intenzione di giocare un pochino per conto mio per allenare ancora la squadra. Poi devo anche recuperare gli altri livelli che si sono aperti nella mappa. Magari inserirli in questo episodio giusto per allungarlo un pochino, perché tanto, come ho detto, non mostro tutto quanto il piano, tutti i piani. Ma sta parlando Nyansete? Vabbè, ad ogni modo dicevo, non è che mostro tutti quanti i piani, quindi il video viene molto tagliato e alla fine mostro solo i boss, che è la cosa più interessante, e la storia, certo. Perfetto. Ora c'è il boss. C'è Dolor. Aiuto! Ah, ok. Si è schiantato. Mamma mia. Ma sono proprio deboli. Io spero che durante il gioco diventino più forti i boss. Meglio, diventino. Siano più forti. Perché se sono tutti quanti così. Beh. Me. Attenzione. Cos'è quello? È forse lo scrigno dove dorme Bambaraya? Il sarcofago, non lo scrigno. Vabbè, sono espresso male. Però comunque sia, ci dice che quello sì è il sarcofago dove è Bambaraya. Ma ci serve comunque sia qualcosa per svegliarlo. Aspetta. C'è qualcosa che si muove al suo interno. Ok, non avevo capito il discorso. In poche parole stava dicendo Whisper. Ma dato che Bambaraya è solo uno spirito. Perché è così pesante da portare? Ed infatti c'è qualcosa che deve uscire da là dentro. Esci fuori, Marrano. È Nyansete, secondo me. Anche se, esatto, eccolo. Ed ecco che salta fuori il Nekolise. Praticamente è Nyansete secondo. Ok, praticamente ci sta dicendo che siamo dei maleducati perché dobbiamo prostrarci al suo cospetto, dato che lui è il re del mondo.
No, sinceramente no. È un tipetto piuttosto arrogante, come dice in DJ, ci sta facendo richieste strane e insomma fa i capricci come un bambino. Ma quindi nella gabbia c'era lui? Ah, un gong. Ah, ecco allora. Ah, quindi è questo quello che serve per risvegliare Bambaraya. Quindi quel mocciosetto dormiva dentro al sarcofago. Ah. Si era intrufolato nel sotterraneo per risvegliare Bambaraya. È piccoletto, ma di certo non ha le idee confuse. Sapeva bene quello che voleva, esprimere un desiderio. Però quando è entrato nel sotterraneo c'era uno zombie che lo aspettava. Ah, ti ha fatto paura, eh? Pensavo di essere in trappola e così sono scappato. Oh, quindi. No. Era Zombie C, era Zomborg lo zombie che lui ha visto nel sotterraneo. Ecco, dello zombie di prima! Ma no. Attenzione, però lui sa qualcosa su Nekonese. Nekonese, sono dalla tua parte, sarò il tuo fedele servitore. Oh mio Dio. È diventato uno zombie dopo averlo servito? Ma cosa? Ma quanti anni ha questo zombie? Sono Choppa, ti sei dimenticato per caso di me? Quindi lui ha trovato Nekonese che era un piccolo gattino. Choppa. Sì, esatto, non ti ricordi? No, forse non si ricorda. Ed è scappato. In fondo conosceva solo Nekonese, non è che. E mo ci racconta la storia strappalacrime. O forse non troppo strappalacrime. Nekonese sarà il prossimo re del mio paese. Del tuo paese? O sarebbe stato? Non so come ha fatto a raggiungere quest'isola, ma è un mistero che deve risolvere. In qualche modo deve essere collegato con il tesoro di Bambaraya. Va bene allora, cerchiamo di trovare questo tesoro e magari risolvere anche il mistero di Nekonese. E abbiamo ricevuto il gong per risvegliare Bambaraya. All'arrembaggio, Giurma! Siamo degli esploratori, degli avventurieri. Perfetto, a questo punto direi che è giunto il momento di attivare il gong. Lo facci Banyan? Vai, prego! Quindi ha urlato Bambaraya? Mi fa male la testa! E quindi questo ha risvegliato Bambaraya? No, questo non basta per farlo rialzare completamente. Per farlo alzare. Quindi dobbiamo sbrigarci a trovarlo se non vogliamo che si raddormenti. Ad ogni modo, il gong ha avuto effetto. Bambaraya è comunque stato disturbato nel sonno. Quindi dovrebbe alzarsi a breve. Quindi ora dovrebbe essersi aperta anche la strada per il suo labirinto. E ci ha detto che nel suo labirinto accadono cose strane, tipo. È più facile se mettere in pratica piuttosto che spiegarvelo. Ok, quindi andiamo nel dungeon di Bambaraya allora. Siamo pronti per Bambaraya? Non è un po' troppo presto? Va bene, nel prossimo episodio continuiamo l'avventura e vediamo se insomma si è aperto davvero un passaggio per arrivare a Bambaraya. Vedremo nel prossimo episodio. Ad ogni modo, Cuji, io vi ringrazio per aver visto anche questo episodio di Yo-Kai Watch Busters 2. Come sempre vi invito a dare un'occhiata in descrizione per la pagina Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti che vengono pubblicati anche nella pagina community del mio canale YouTube. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!